Allora, siamo con Francesca Einaudi, protagonista di Colazione da Tiffany, qui all'Eliseo. Ha debuttato ieri con grande successo per 3 settimane. Niente, raccontaci la tua esperienza qui in questo teatro storico, come ti sei sentita? Stavo morendo ieri, fondamentalmente. Ho avuto 2 giorni di depressione prima di arrivare qua. Ho detto non ce la faccio, tremavo prima di entrare in scena. Poi... come sempre succede, no? In teatro, quando tutto comincia, poi quell'energia viene usata per altro, perciò è stato molto bello, devo dire, è stata una replica molto bella. Bene. Indipendentemente da quello che poi diranno i critici, no? Noi sappiamo che siamo stati bene insieme e che il pubblico ha avuto un'ottima risposta e questo ci rende felici. Benissimo. Il gatto è qui in camerino insieme a te? No, il gatto vaga per la scenografia, non si sa mai bene dov'è, ogni tanto quel di oddio il gatto, sta laggiù sulla scala, perché... Tra l'altro svegliamo il segreto, per un certo periodo pensavamo, Piero Maccarinelli pensava ad un gatto vero. Per un certo periodo io porto, credo, ancora i segni sulle spalle del gatto vero che c'è stato, ma diciamo che abbiamo capito immediatamente che il gatto vero non poteva esserci. Diciamo che hai fatto come nello spettacolo, l'hai abbandonato. Fortunatamente era di Anna Zapparoli che poverino l'aveva prestato, dicendo è buonissimo, poverino, buonissimo, entravamo in scena, si abbarbicava con le unghie dentro la spalla, giustamente. Comunque devo dire che sembra vero, è molto molto carino, anche la zampetta. Sarà contento Piero Maccarinelli che è andato a comprarlo apposta, non si trovano più i peluche fatti bene, quindi era super contento. Un'ultimissima domanda, noi abbiamo letto in molte interviste che tu ti sei ispirato per il ruolo di Holly, hai pensato, innanzitutto non hai mai visto il film. Esatto. Ti sei ispirata a Marilyn e non hai visto... Il film Colazione da Tiffany, no? Non l'ho visto per un caso e poi non l'ho visto per scelta, perché essendo una cosa completamente diversa non volevo rischiare di avere comunque un riferimento errato, anche perché non mi piace mai prendere a modello qualcosa, anche con Marilyn è stato più uno spunto, un'idea, un'ispirazione che poi piano piano è stata assimilata, inglobata e non c'è. Ci sono delle suggestioni ormai dentro lo spettacolo di lei, credo, più che l'essenza. No, forse. È assolutamente così, noi possiamo testimoniare che l'abbiamo visto ieri, è assolutamente così. Anche se io, se posso dire, c'è anche molto di Francesca Einaudi, inevitabilmente. Molto buona. Leggevo in un'intervista, non ricordo quale regista aveva fatto questo complimento, che sei un'attrice per tutte le epoche, nel senso che hai... Non un regista, ma un signor parrucchiere, che era Aldo Signoretti. Signor parrucchiere. Che è una cosa che ti ha fatto particolarmente... È stylista, se mi sente dire parrucchiere... Si offende, tagliamo questa. Dici la verità, alla fine dello spettacolo non lo vedrai il film Colazione da Tiffany, no. Non ne potrai più di verità. No, ma perché proprio non ho la curiosità, è strano, cioè non ho la curiosità di andare a vedere un'altra Holly, non ce l'ho, non mi interessa, è giusto che lei sia quello che è stata e che sia ricordata, che sia bella per quello e che io abbia costruito qualcosa di diverso che è mio e che non c'entra niente con quello che ha fatto lei. Ultimissima domanda, poi ti lasciamo truccare. Okay. Questo è il prima, poi sono più carina a truccare, non voglio specificare perché... No, c'è un lungo trucco, no? Ci dice. C'è qualche cosa di te nel personaggio di Holly, ovvero ti senti in qualche modo... Hai ritrovato qualche cosa di te? Ma sempre, ogni personaggio ha qualcosa di te, parti da te, quindi inevitabilmente ha qualcosa di te. È sempre uno scambio, un bel rapporto, quando un personaggio riesce bene e funziona, la cosa bella è che è uno scambio, tu dai qualcosa al personaggio, il personaggio dà qualcosa a te. Non saprei dirti cosa ha dato a Holly e cosa lei a me, forse sì, ma non te lo voglio dire. Lo scoprirai un anno alla fine delle repliche, ripensandoci. Bene, allora ti ringraziamo, andiamo grazie a parlare a con Fred Lorenzo Lava, cioè volevo dire con William. William. Giusto. Grazie tante. A voi. Ciao.